Benvenuti tutti a Locus ai Parchi. C'è chi non c'è oggi, ieri di Nando, oggi siamo esterne. Bene, par condicio. Ovviamente fare paragoni è brutto, ma noi lo facciamo lo stesso. Diciamo che, vabbè, siamo esterne, è un altro tipo di fumetto. La copertina, partiamo dai debiti o i crediti. La copertina di Piccione Vincenzo Tazzillo, siamo al numero 33, numero simbolico, no, 329. Ho letto 33 da qualche parte. Perché ho letto 33? Bah, forse influenzato da Dante. No, 29, quindi 12, 24, sono 2 anni abbondanti. Io seguo Samestè dal numero 1, quindi a questo punto sono un lettore aficionados, aficionato. Oh, è ovvio che Samestè, sto facendo anche un paragone con Dylan Dog, i mostri di Dylan Dog, come quello di ieri che abbiamo visto, il vampiro. È un mostro di testa, penso che è un mostro creato artificiosamente, quindi ti spaventa un po' poco, nel senso che è troppo irreale, un po' alla Borges. Mentre i mostri di Samestea sono più disturbanti. Ora non vi posso far vedere la scena finale perché faccio spoiler, ma certamente ci sono delle scene disturbanti, ma molto disturbanti. E quindi è un fumetto che ti piglia de panza, e de panza perché ti piglia de panza, cioè è ovvio che io faccio questa distinzione tra Samesterne e Dylan Dog. Samesterne è ovvio che è incentrata anche con, mentre in Dylan Dog manca una continuity, cioè ogni storia è un cameo a sé stante che poi leggi la storia dopo e sei in tutto un altro mondo, no? Come il vecchio Dylan Dog, mentre in Samester, come vediamo, Piccione Vincenzo Tazzillo, Piccione Vincenzo mi sembra un po' scioglilingua. Vediamo Samester con la figlia, ci sarà una rivelazione, una chiarificazione tra padre e figlia. Lei non sa che è il padre, quindi non vi spoilerò. Questa sembra stata una Madonna, che è piuttosto inquietante, perché la figlia sta dalle suore, anche io sono stato dalle suore, e siamo, cioè, quelli della mia età sono stati tutti dalle suore, tutti no, ma molti sì, ecco. C'hanno anche infarcito di sensi di colpa tremendi. Io penso i sensi di colpa che ci hanno infarcito a noi, non lo so. Se sentivamo in colpa di tutto, di qualsiasi cosa. Ma questa è un'altra storia. E infatti la prima. Vabbè, i disegni sono di. Vabbè, la storia è di Filadoro, soggetto e sceneggiatura Filadoro. Disegni Formisano. Qui padre Duncan è praticamente assente perché penso da una sorta di delirio mistico di. Apocalypse Now, Apocalypse Now, Apocalypse del mondo, e quindi cioè invece partecipa molto Angus, il bibliotecario, che di solito negli altri fumetti non è granché partecipe. E qui, scusate, partiamo dai disegni. Disegni, vabbè, l'impaginatura è tendenzialmente tradizionale, qui ci sono ovviamente. Nel tradizionale, molto meno tradizionale di Van Gogh, ovviamente scene come queste, dove salta la cornice bianca tra vignetta e vignetta. Però, per esempio, questo è un classico, questa è classica. Poi qui ovviamente c'è una sorta, Formisano fa una sorta di incrocio tra i due stili, insomma, tra i due stili, per esempio, quello stavo cercando. Questo è un 246, questo è tradizionalista, cioè queste pagine qui è tradizionalista. Poi con altre pagine meno tradizionali, certamente il flashback. Lo stile mi ricorda molto manga, mi ricorda molto manga, sì, mi ricorda molto il cinema giapponese e non so, questo mi ricorda molto le manga. Lo stile di Samestern è ovviamente molto. C'è un disegno ovviamente con pochissimi tratti, come poi dirò una cosa che mi farà odiare, ma questo mi ricorda il nonno di Heidi, lo dico subito, ma perché lo stile è giapponese, nel senso che mi ricorda proprio un po' il nonno di Heidi. Ebbene sì, mi ricorda Samestern, questa persona mi ricorda un po' il nonno di Heidi. E lo so. Ma perché lo stile dice, voglio dire. Naturalmente è una, cioè, voglio dire, l'immagine del disegno è per certi versi più oggettiva di quella della fotografia.
Sei rincretinito? Cosa ci hai messo in questo tè del whisky? Non c'è del whisky in questo tè, è del tè. Diciamo, allora, la fotografia è oggettiva, il disegno non è oggettivo. Sì, è vero, io faccio come questa immagine, presa di me con questi capelli acciuffolati, però di solito tutto ciò che voi vedete, a parte cioè, di solito tutto ciò che voi... Allora, questo è un video, per esempio, dove non c'è costruzione, io sono davanti a una telecamera. Però anche se, però di solito tutto quello che è costruito con immagini fotografiche, eccetera, può essere tranquillamente manipolato. Viviamo in un mondo in cui non sappiamo esattamente che, se quello che vediamo in TV o sui media sia veramente vero o meno, perché ovviamente qualsiasi immagine può essere manipolata in tutti i modi possibili e immaginabili. Lo faceva già Stalin con le foto degli oppositori che sparivano, cioè gli oppositori sparivano dalle foto di Stalin. Le fotomontaggi negli anni 30, figuriamoci cosa se non si può fare ora. Quindi, quando io vedo una fotografia su un giornale, dico: ma questa foto come è stata fatta? Chi l'ha fatta? Dov'era in quel momento? E questo mi pone dei problemi, perché tu quella presunta oggettività della foto mi crea dei problemi, perché io non so se questa oggettività è fasulla. Mentre il disegno è oggettivo, nel senso che esce completamente dalla mente del disegnatore, quindi è un'oggettiva immagine della sua testa, del suo stile. È più sincero il disegno della fotografia, cioè, perché la fotografia appunto dà questa falsa illusione di oggettività a tucci d'idea che poi non c'è. Quindi Formisano ha il suo stile, e ovviamente il suo stile è una chiara rappresentazione della realtà secondo la sua visione del mondo, che io non disegnerei mai così. Questo mi ricorda proprio il nonno di Heidi, scusate, ma qui ci vediamo. Però voglio dire, questo stile è ovvio che lui ha influenze, cioè io da questo stile riesco a capire che i suoi parametri disegnativi in parte sono giapponesi. Di solito anche Recchino ci dava Magnus, ma oggi chi è che si mette a fare dei volti così, no? Io non li vedo, non vedo persone che facciano cose così, perché Magnus mi faceva un disegno di stile anni 50, 60, anche Alex Raymond, eccetera, eccetera, no? Se prendete le tavole di Flash Gordon e Alex Raymond, su tutta un'altra cosa, nessuno oggi più disegna così. Quindi quando io vedo uno stile di un disegnatore capisco in che epoca è visto, è un po' come l'attribuzione dei quadri, ecco, si può fare, ma l'attribuzione dei fumetti. E Formisano certamente ha un forte imprinting nipponico. Queste mi ricordano immagini assolutamente nippo, però, cioè, nel senso neanche supereroe americano. Mi piace o non mi piace, io sono troppo vecchio per apprezzare fino in fondo questo tipo di stile, quindi lo accetto come stile, come chiave di stile, come sua chiave di stile, nel senso che poi a me interessa come lettore fumetto sia funzionata la storia. Vediamo la storia è, come dicevo prima, di Nandog ti pia de panza, no scusate, di Nandog ti pia de testa, e insomma sta de panza. Perché ovviamente mentre la storia che abbiamo analizzato ieri è abbastanza di testa, il vampiro letterario, capite? Il vampiro letterario, fuccia le idee degli altri, insomma, vabbè. Però, siccome non tutti sono scriventi del Sam Esterne, qui c'è appunto, cioè gli orrori che ci sono nel Sam Esterne sono, perché in Sam Esterne gli orrori, i demoni sono la parte oscura dell'uomo, che prende forma, cioè, quindi c'è una, non so, junghiana, la lasciamo perdere, insomma. Però c'è qualcosa che ti piglia dentro, perché in Sam Esterne è tutto abbastanza più disturbante, che arriva alla fine della storia e insomma non è come Dylan Dog, cioè Dylan Dog alla fine, anche ieri c'era la fine, poi mi sono scordato subito. Quella di la storia, ah sì, del vampiro, cioè finiva il vampiro, viene distrutto, e andò che Dag e Grouch si abbracciano, tornano felici e contenti. E poi la storia prosecutoria, che prosegue, sarà tutta un'altra roba. Mentre in Sam Esterne comunque c'è un filo del racconto che segue tutte le storie, perché Filadoro e Company stanno sviluppando il personaggio che è arrivato al 29esimo numero. Oh, qui si parla sempre di Legione, non voglio fare spoiler, nel senso, poi la storia dovete leggere, insomma, io vi do delle indicazioni di stile, certo, o di... Sì, Tinan Dog,
prende questo suo questa, dovete riprendere il numero di Apsico, come si chiama? Come quando si apre il varco temporale con Legione, con l'inferno, e ovviamente Abisco, 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 nomi così, non me li ricorderò mai. E quindi c'è uno sprofondo dentro la psiche umana sia di Samo Esterne che di quest'altro che era con lui a Abisco, Abisco, ma quella roba lì, ecco. E manca Padre Duncan, è presente più Angus, il diavoli, come ci sono alcune immagini come Angus che sfoglia casualmente, ma neanche tanto, delle rappresentazioni del diavolo nel secolo, nella storia, piuttosto sempre disturbanti, se ritrovabili, ma ecco queste. Che sono ovviamente riprese da manoscritti reali, insomma, diavoli con tre facce, quello già in Dante, no? Il diavolo ha tre volti, perché il diavolo c'era un libro di, non mi ricordo, le sto leggendo, La storia del diavolo, e il diavolo viene sempre rappresentato, molte streghe hanno sempre notato, nel senso, processi ovviamente vanno presi per quel che sono, i processi alle streghe, nel senso che veniva storto, però molto spesso ritorna l'immagine del diavolo con due o tre volti, a volte questi volti come Giano, solo, a volte questi volti sono come grilli nella pancia o anche nel sedere, quindi insomma volto, cioè il due volti con il diavolo come simia dei, scimmia di Dio. Però qui non è proprio il diavolo cristiano, è qualche altra cosa, in cui questa c'è anche un'immagine di Legione, dell'inferno, insomma, dell'inferno, dove i diavoli sono usciti tutti dall'inferno e sono tutti riversati sulla terra. Quindi c'è un'indagine, insomma. È ovvio che andrebbero sempre, questo purtroppo, leggerlo così senza aver letto i primi numeri precedenti dello sfondamento spazio-temporale, qualcosa si perde. Però la storia può essere capita anche così. E va bene, anime morte sono le anime che Legione, l'anime morte ricorda, che manda un celebre libro di Gogol, autore russo, che ovviamente col diavolo ha avuto grossi. Non faremo la storia di Gogol. Gogol era un autore di origine ucraina, che però scrive in russo anche con molti termini ucraini, cioè Gogol oggi dovrebbe essere un simbolo, però. A parte Anima Morta, è uno scrittore con racconti molto disturbanti. Non so se qualcuno ha mai letto i racconti di Pietroburgo, o anche racconti piuttosto inquietanti di Gogol. C'è un bellissimo racconto su Gogol di Landolfi, la moglie di Gogol, che è un racconto molto inquietante. Landolfi è un altro personaggio che ho fatto dei video su Landolfi diverso tempo fa. Dovrei rifare qualcosa su Landolfi. Quasi sconosciuto in Italia, come tutti i grandi autori, nel senso, non so se Filadoro, però certe tematiche, ecco, per esempio, Samo Esterno, a volte, non so se volevo, cioè, per esempio, i racconti di Landolfi sono molto disturbanti, cioè, sono dei racconti, il mare delle blatte, sono racconti veramente non solo dell'orrore, ma proprio disturbanti, proprio di La pietra lunare, già meno disturbata, alcune cose. E mi ricorda un po' Samo Esterno, cioè quando è come diceva Calvino, con una mano che graffia su un vetro, insomma, era sgradevole. E questo ti lascia Samo Esterno, per cui è un fumetto che appunto è totalmente, mentre Dylan Dog, insomma, il gioco letterario, metaletterario, metafumettistico, insomma, c'è, qui insomma picchia duro, sempre Samo Esterno picchia sempre duro, è un fumetto originale comunque. Oh, e il prossimo numero sarà, vabbè, qui comincia tutta i racconti di Darling il 7 maggio, siamo aprile, 30 aprile, dico il numero 30, la crepa, ho letto crepa, la crepa, ma tra verbo, la crepa è, la crepa, accidenti, la crepa, è ovvio, la crepa, e continua la saga di Samo Esterno. Che è un personaggio, comunque, nel fumetto italiano, è un personaggio nuovo, un personaggio che esce fuori dagli schemi, quindi sebbene possa essere nato dalla costola, diciamo, di Dylan Dog, è tutta un'altra cosa. No?
È veramente chi ha letto questi 23, 29, boh, numeri sopra esterni, si rende conto che c'è un'altra cifra stilistica rispetto allo stesso, anche di Dylan Dog classico di Tiziano Scali. Dylan Dog mi sembra che viva un po' di forza d'inerzia, insomma, Dylan Dog continua a vivere perché è un personaggio famoso, ovviamente, del fumetto. Ai suoi lettori affezionati, al quale anch'io, io continuo a leggere Dylan Dog, e a volte ho smesso, a volte ho ripreso, però non mi aspetto mai più di tanto da Dylan Dog, nel senso che non è che non mi aspetto, nel senso che secondo me il più l'ha dato, nel senso che Dylan Dog è un personaggio che ha scavallato la fama e vive un po' di rendita, questa è la mia idea poi. Mentre Sam Esteve è un personaggio che ancora si sta creando, cioè come Dylan Dog quando leggevo Dylan Dog negli anni 80, roba, insomma, allora all'epoca era la fase eroica, insomma, di Andog la fase eroica l'ha passata da un pezzo, insomma, siamo un po' nella fase nostalgia, ecco, diciamo che è un fumetto. Mentre di Andiamo Esterno è un fumetto che si è fatto, si sta facendo ora, quindi vediamo il personaggio che ancora si sta costruendo, anche di Andog avevano provato a ricostruirlo, ma poi si è ricostruito poco perché poi siamo tornati lì. Ho fatto il paragone tra Dylan Dog e Sam Esterno, non so se possa essere utile, comunque è un fumetto, non, ripeto, è un fumetto disturbante, nel senso non è un fumetto, anche perché il personaggio che affianca Dylan Dog, eccetera, eccetera, è un personaggio con tutti i suoi perché. Sì, i disegni di Formisano sono, e va bene. Va bene, vedremo un po' come si evolverà il personaggio. Con questo vi lascio e vi saluto.